Buongiorno, eccomi qua. Uè, Falco, buongiorno, Marzapane 18. Poi siamo qua su GTA. Sergentone, Daniele Smith. Scusate, c'ho la UA accesa. Attiviamola. Allora, perfetto. Bene, ragazzi. Oggi siamo qui su GTA. Mattina, pattuglia con 12 poliziotti, 100 player. In costante aumento, quindi pian piano aumentano un po' le ADAM, aumentano un po' i player. Ora che sono le 12:10 iniziamo a fare quella live. Però prima devo fare una comunicazione alla polizia. Ve la faccio vedere. Allora, vediamo un po'. Non si vede, non si vede. Dov'è che sta? Non si vede, come mai? Oh, Discord qui, eh. Fatemi vedere un attimo che problema c'è. Ok, proprietà. Ok, ah, vabbè, ho capito, ho capito. Ma se faccio così me la fa cambiare. Che poi ho buggato. Vabbè, stavo dicendo. Togliendo il fatto che vedete adesso dalla chat, però volevo fare un comunicato. Allora, dato che la polizia ultimamente è in costante aumento, quindi ora raggiungiamo anche i 100 poliziotti online in costanza, diciamo, in questo momento, ho deciso di fare un comunicato alla polizia d'impero. Quindi, ultimamente il dipartimento sta avendo un grande aumento di personale, un grande incremento di un grande aumento del personale. Del personale in servizio. Dato questo aumento è in proporzionale l'aumento è in proporzione è proporzionale anche l'aumento della confusione in radio. Per questo motivo da oggi in poi, dalle ore, ho invertito i simboli, dalle ore, saranno aboliti le seguenti comunicazioni in radio. Punto, due punti. C'è una cosa un po' più carina. Mettiamo qualche simboletto. Comunicazioni di 10, 8, 10, 7 degli agenti sono esclusi gli. Sono esclusi i sottufficiali e ufficiali di polizia, in quanto la loro presenza potrebbe essere utile, in quanto la segnalazione della loro presenza potrebbe essere utile agli agenti in servizio. Poi comunicazione 18 17 delle volanti, quindi lo sta il simboletto. Comunicazioni di 18 10 7 scioglimenti delle pattuglie. Pattuglie poi comunicazioni di 10
55, 10, 55, semplici e normali. Saranno consentite solamente le richieste di supporto in caso di necessità, sospetti. Salve. Buonasera, buongiorno. Sto facendo una comunicazione agli agenti di polizia, una comunicazione di servizio sto facendo. Ok. Tanto vado a vedere Poi se la c'è da vedrà. mangiare. Sì, Ok. è arrivato da mangiare. Perfetto. Ci sta, sospetti, perfetto. Poi. Comunicazioni di status delle pattuglie. Lui è a fine operazione. Punto virgola. Gli status saranno consentiti solo se richiesti dal coordinatore. Vedo che Perfetto. c'è una stampata, Poi. non mi ricordo dov'è, se ricordo non li facciamo dopo. Ok. Vabbè, intanto prendo l'impronta. Poi. Chi è che deve fare il Chiudiamo documento? qua. Facciamo. Altre. Allora, metti il dito Altre sullo scanner, comunicazioni così mi e sembra non ti va o bene. consigli. Due punti. Perfetto. 10:29, ah, se cazzo è vero. Comunicazioni di 10:29 delle pattuglie. E poi anche, ovviamente chiamo, per generalizzare, qualsiasi inutile comunicazione radio. Comunicazione radio tra colleghi e o superiori. Esatto, hai ragione. E o superiori. Utilizzare i telefoni. Meri. Grazie per il follow, Spinzo95, benvenuto sul canale. Grazie per essere qua. Mamma mia, che ha sparato. Altre comunicazioni o consigli? Utilizziamo un altro segnalino. Questo qua. Sarà consentita la parola solo ed esclusivamente al capo pattuglia. Esclusivamente. Ah, non è nulla. Pattuglia. Uè, Dado, grazie mille per i beat. Ma che bel giocatore. Grazie mille, benvenuto. Grazie mille, Dado. Vabbè, Madonna, gli NPC che urlano. Grazie mille, Dado. Grazie mille per i beat.
Uè Andre, i D79, ma i D79 ormai sono praticamente spariti, cioè i D79 te lo dico, ormai sono praticamente scomparsi i D79, non dice mai nessuno in radio, lei dice. Sir Foxfax, sto facendo una comunicazione agli agenti, la sto facendo vedere qui in live da voi, attimo qui con voi, la comunicazione che voglio fare agli agenti di polizia, perché ultimamente stiamo diventando tanti in servizio. Anche oltre 70 agenti contemporaneamente in servizio e certe situazioni diventano abbastanza stressanti per il coordinatore e fastidiose per il resto. Ancora corre questo. Ho sparato prima, vedo come correva. Poi, consigliere parlo solo Vabbè, descrivendo la questo. capopattuglia. Mi ci ha In accennato e ci ho caso sparato, non so di come ho fatto. necessità di Meno male che non c'era supporto niente. Meno male. bisognerà No. Non più. attendere il coordinatore L'esperto. che Sì. comunicherà chi dovrà convergere No, sono sempre le cose del fino ad tecnico. allora. Mano comando. Bisognerà stare in silenzio radio da così Ora da tutto fermo. Non volevo consentire di rallentarmi. comunicare senza Non intralci e volevo. Mamma. fraintendimenti. Dani, ci sono già messo su esami? Dado, no, esami no. Allora, gli esami li fanno ogni domenica. Quindi se rispetti le richieste per poter diventare agente, quindi tot rapporti positivi e hai frequentato il corso teorico, allora puoi accedere Ma la all'esame. chiesa ci sta Domenica verranno qualcosa? fatti gli esami, lunedì promozioni, io ci sarò lunedì sera solo per le promozioni, perché torno Allora, lunedì, chi torno. sabato non Oggi ci sta parto, torno sabato? lunedì. C'è qualcuno fisso? In caso di Io supporto, devo già attendere il mandare la coordinatore come mail cavolo, bisogna al stare in silenzio coordinatore radio, della cosa consentire comunicazione e direzione. attendimenti. Sono vietate urla e incazzature per possibili ritardi nelle risposte dal coordinatore. Non è un robot. Deve avere il tempo di ragionare. In caso di confusione radio, inviare il Coordinatori? panic button. Coordinatore, sono sergente maggiore. Allora, parla 10-4. Grazie ragazzi. Cavoli, quanti agenti? 70? Sì, sono veramente tantissimi agenti in servizio. Quando ci sarà il prossimo corso teorico? Il prossimo corso teorico verrà sicuramente comunicato nella chat IC dai responsabili reclute. Quindi stai sincronizzato, controlla bene spesso anche la sezione. Dove sta qua? Sezione calendario appuntamenti, che sicuramente verrà scritto. Ok. Comunque, ho notato ora che sei del Trentino. Conosci Val di Fiemme, Val di Fassa? Conosco gente che abita da lì e sono comunque dell'Alto Adige, provincia di Bolzano io. Ciao Mikey. Buongiorno, buongiorno. Attendere rinforzi. Senza perdere la base. Non la pazienza. Da oggi verranno presi provvedimenti per ogni abuso della radio che rispetterà i seguenti termini. Bandino, grazie mille per il follow. Benvenuto. Ci vediamo in game, Dado. Ciao. Grazie per essere passato e grazie mille per i bit ancora. Da oggi abbiamo preso serie di provvedimenti per l'abuso della radio che non rispetta i seguenti termini richiesti. Ok.
Guarda qua, Pandino, per il valore dei coordinatori. Sottufficiali saranno a disposizione dei coordinatori per qualunque segnalazione. Buongiorno Ale, anche a te Ale, guarda qua, aggiornamenti per i coordinatori in arrivo e per tutta la centrale. Sto provvedendo a fare un comunicato molto importante che vi piacerà molto. Adamo 2 Tac. diventa Adamo 1. Oddio, che cazzo ho fatto? Ok. C'è anche lo sceriffato, no, qua? No, loro non leggono, qui, vabbè. Vado anche qua da loro. Ops. Mi dissocio. Va bene. Sì, allora ragazzi, adesso niente. Allora dopo me lo leggo. Adesso entriamo in gioco. Mandato i comunicati nelle varie sezioni di comunicazione. Quando avremo le prime bande, c'è la ragazza che avrebbe una messa impura. Quando apriranno i bandi? È una domanda che io non so rispondere. Nico Girardi. F1 è Che siete Adamo fittizio, grazie per il follow. 1? Siete Adamo 1? Abbiamo finito l'Adam, siete rimasti solo voi, ragazzi. 10-4, dai. Vai. Ok. Sempre in bagno e puoi provare sempre a entrare, esatto. 4, abbiamo solo due Adam e sono tutte e due dedicate a Perfetto. 11.99. Qua, tac, spostiamo Discord di qua. Mettiamo questo di qua. Questo 10.4. di qua. Perfetto. Ok. Ok, ragazzi, ci siamo. Leonil07, grazie mille per il follow, benvenuto. E niente, F. Vabbè, dai, non smetterà di crashare. Check radio. Maggiore smette 18. Perfetto, logherai dopo, perfetto. Ciao Full Shadow. Perché Salve deve. agente, Buongiorno, evacuatore. salve, buongiorno. Come va, Va Capitano? Sì, tutto bene. bene? Stavo Bene, parlando agente, di venite in pattuglia sovrastante. poi? Se trovo un collega Ok, qui. vieni con me, vieni, andiamo. Ok, Ti si paga buon un lavoro, procuratore, ragazzi. intanto sai Buona parlare. giornata. No, Ah, tranquillo, tutto a ok. posto. No, no, Allora, stiamo perché solo. stavo Ciao, te solo puoi con fare le Se WL? Certo che posso fare WL, Lionel. vogliamo Però ora no. andare, Perfetto, vieni. Come andiamo, dai. faccio? Prego, Come fai? buona Full giornata. Shadow. Vuoi fare. Cretino. Prego, sali. Adam. Adam 2. Adam 2 18.
Ho sempre la GPU al 100% in quanto ho una 1050 Ti e il processore è troppo potente per la 1050 Ti, quindi tutta la potenza va sul processore, la scheda Non è video stato va impattato in contesa sovraccarico, con c'ha te. il balzo. Eh? Non penso sono mai stato impattato con te. Con me? Penso sia la prima volta. Penso anch'io che vado in giro con gli agenti la mattina. No, se hai la voce bianca e la whitelist non te la posso fare. Purtroppo ci sono questi termini da rispettare, ovvero che si possono fare la whitelist solo a persone che non abbiano voce bianca. King7747, grazie mille per il follow, benvenuto sul canale. La rapina quella al Great Ocean Highway l'hanno coperta nel negozietto qua giù, andiamo So, a guarda, sono arrivato in città 5 minuti fa, non mi esce neanche vedere. Andiamo nessuna a vedere. rapina, diciamo, del giorno dopo. Oh, Shadow! Grazie mille per il Prime, grazie mille per 3 mesi, grazie mille. Ti ringrazio tantissimo, Shadow. Grazie, ma la Vero? funzione. Ok, si vedono, perfetto, no, ho fatto una prova. No, No, ci perfetto. sono. Pensavo non si Visto vedessero che le dai allerta. che Grazie te ne mille, sei Full informato, Shadow, veramente mi gentilissimo, avevi dato troppo. 10 zer. Non è proprio, no, non so, grazie. Adesso andiamo a parlare alla Pinozza. King, buongiorno, buongiorno. Grazie mille, Full Shadow, ancora tantissimo, veramente, grazie mille. Chiedami dove convergiamo a Great Ocean Highway al negozietto 815 per vedere se ci sono ancora gente. 10.99. Uè, Kiwi! Capitano Rossi, c'è qualcuno che può venire in centrale per le missioni? Che bello sto SUV, i lampeggianti bellissimi davanti, guardate qua. Vabbè che io non ho neanche nessuna mod grafica in quanto la mia scheda video fa cagare. Però appena avrò la scheda video nuova metto una mod grafica bella. C'è ancora gente? C'è ancora gente? Sì. Tac, te lo dico subito. Tac 4, collega, Sì. quattro. TAC 4. Perfetto. Qui Adam 2 ci spostiamo in TAC 4 per il 1099 815. Pronta? Check, check. Contate pure lei, contatti pure lei. Io sto Vai, qua ad dimmi. È ascoltare. l'SPD che Io lo succede all'interno? adoro il SUV, Quando lo invece adoro io, sento? Ale. La sento. Buongiorno. Buongiorno a lei. Niente, guardi, sono in casa a prendere, diciamo, un pacchetto di patatine, però purtroppo quello che le vendeva non era, diciamo che non era corretto, perché non si voleva dare sconto, capito? E quindi abbiamo deciso di rapirlo. Però Capisco. non abbiamo rapito. Però, cazzo, bello, non voleva collaborare, allora gli ho detto, facciamo una cosa, tu Comunque vi ricordo di dai fare giunta con lo punto sconto, schermativo oppure comandi prima, per quindi mo visualizzare i apri comandi, l'utente. punto schermativo Discord per Quindi entrare nel mio lo Discord chiedo. Ok, E quindi è una punto rapina, mi schermativo. conferma? YT Esatto, per la iscrivermi al mio confermo. Ok, canale avete YouTube ostaggio per ricarico all'interno? le live di No, per GTA fortuna non ostaggio, per però abbiamo un vedere paio di chi vuole stronzi. vedere della replica Ok, o quanti siete tutte all'interno? le live che faccio su GTA le Due. ricarico su Ok. YouTube. Ditemi un po', che intenzione avete? Quanto vi cosa vi Ma scrivono? Ho che detto Twitch non le che tiene a intenzione lungo. avete? Che intenzione abbiamo? Naturalmente di prendere questa bellissima auto che è senza targa perché gli ho sparato contro la targa e scappare. Grazie Ok, quindi Bilio. vi vuole dare la via di fuga. Esatto. Se vi volete arrendere siete ancora in tempo comunque. No, non ci Va sentiremo. bene, io la via di fuga ve la posso dare, però mi sembra giusto chiedere qualcosa in cambio, no? Che ne Chiedi le pensano? Fare armi in tipo un cambio. baratto. Guardi, io vi dico. Ovviamente, se volete Però, uscire da questo. dico un attimo. Allora, gente, mi scusi se la interrompo, io Devo vi prima dico, spostare questa macchina che noi da vogliamo questa mattina abbiamo sparare comunque. guadagnato intorno ai 5.000, se vuole io posso andare tre quarti di questo denaro. Intorno ai 5.000, guarda, glielo dico subito. Se vuole fuggire con questa vettura che ho qua davanti, mi dovete dare le due pistole. Tutti li vuole?
Voglio le due 15, pistole. 15, potete avere tranquillamente i Uomini soldi, però le pistole? pistole Ma devo questi non sono notarle. incastri di pistole, scusa. In quanto, in quanto possiamo farli scappare in sicurezza senza poter far danni ai Allora, cittadini ragazzi, il o a noi problema lo stessi. sapete qual è? Che io vi chiedo le pistole perché seppure fuggite, almeno il rischio è di meno, perché sa cosa Ma vuol non dire ti due criminali in più armati per la preoccupi, città? non ti preoccupi, vogliamo fare un insediamento fatto bene, magari si capisce, Sì, capisce. signore, ma io devo mettere in sicurezza una città, Scusa, capisce? però così mi Che fa io mi venire nel cuore, fido perché della parola di io non vedo uno l'ora che di stare un appena po' che lei. sta facendo una rapina, Poi vediamo capisce? 5.000 dollari, va bene? No, 5.000 dollari no, voglio le due Ma pistole, soltanto signore. quello che abbiamo, 5.000 dollari. Signore, Ma voglio così le due così se pistole, vuoi entri iniziare dentro a lei con la girare la pistola in testa, perché mano, io non vedo qua. l'ora di stare, però così lei non si girare. Entri dentro, signore, lei con la pistola in mano. Entri dentro. Così però mi scusi, lei mi sta obbligando a sparare, lei proprio mi sta Ma che invogliando, dici tu? perché Non non sai sono mica una dove sparare? risposta d'uomo. Assolutamente no, scusa, io vi ho dato anche la motivazione di perché voglio le pistole. Io allora sono la motivazione che voglio scappare, non voglio sparare. È una testa di culo la Però se tua, vuole insomma, questa sparare, pistola. dai, di chi le pistole allora. Ma dimmi, perché Vabbè, sai che ma ne proprio perché se vuoi, cioè, tu proprio perché appunto dici che ti stiamo costringendo a sparare, io proprio perché non voglio sparare ti sto chiedendo le pistole, so. forse non hai Ecco, ma capito. io infatti lo sparo, però se lei mi fa questa richiesta, Ma che io lei non mi la dice posso che io non estendere. sparo? Ciao, Ciao. Alejandro, Lei che sta appena buongiorno. commettendo il reato, ovvero sta facendo una rapina, Scusi, io non come mi la posso sento, fidare scusi, delle lei mie maggiormente scuse? la porta, non la sento. No, no, signore, rimanga all'interno. Vabbè, non sei tu un cavolo. Alzi la Ma se voce. vogliamo sparare qua dentro dobbiamo togliere sta macchina che è Alzi da la rubare. voce. No, vabbè, poi siamo andati dall'altra. Chi se ne frega, tanto l'eruzione la bisogna Alzi fare la comunque, voce. quindi. Non Quindi, signore, ostacola cosa molto. volete fare? Niente, io le pistole non gliele do. Le pistole me le dà o non me le dà? Non gliele do. Non me le dà. Sono detto giusto, mi scusa. Beh, signore, allora se si Cioè, vuole le pistole anche sui consegnare, penso criminali le ho sia preso per le pistole, le l'unica pistole via le ho preso sui d'uscita, soldi, se capisci? si vuole consegnare, sia l'unica via d'uscita. No, mi spiace, ma non mi posso consegnare. Vabbè, allora mi dia un secondo, mi metto d'accordo col collega. Ma che Qua significa? non vogliono dare le pistole, non vogliono dare tipo 5.000 Che dollari dirgli su che di noi vogliamo farli scappare, vogliamo lasciare la via libera. Ridi, allora, la seconda opzione è... Seconda opzione, se no, qual è? Se non vogliono scappare, non vogliono fare così, si devono costituire. Gli facciamo 1.000 dollari di multa solo per Oh, l'intervento della polizia e gli niente, lasciamo andare. allora signore, mi sente? Se lei non vuole consegnare le pistole, ovvero non Senza vuole fedina, senza una via di niente. fuga, c'è l'opzione 2 dove voi vi potete consegnare. Vi verrà fatta una piccola multa in quanto la polizia è intervenuta e tutti felici e contenti. Faccio un attimo che parlo con mia sorella. Va bene. Stanno andando dietro entrambi. Uno si sta avvicinando, avvicinando, porta la pistola. Anzi, sta lontano. Se dovesse uscire. Signore, entri dentro. Sono dentro. Avvertiti che Perfetto. se dovessero uscire dalla porta verranno afferrati. Signori, se uscite anche di un solo centimetro dalla porta, noi saremo costretti a puntarvi, lo sapete? Ad atterrarli. Dica. Allora, tu mi dai, allora, la macchina non sappiamo proprio con questo, sappiamo che la macchina è più distante e noi vogliamo sostenere il punto abbattivo, 5.000 dollari. Negativo, signore, per la via di fuga mi dovete dare le pistole. Una testa di culo? No, grazie, le pistole. Ah, ok. Signore, allontanatevi Ma dalla porta, gentilmente. Signore, sei lontani dalla porta. posso sapere quanti siete almeno all'esterno? Sì, siamo 8. Addirittura. Io Addirittura, siamo così pochi. faccio solo una pattuglia. Certo, gli altri stanno appostati, che veniamo tutti e 8 qua, che facciamo? La fila che si faceva in Stanno quinta aiutando elementare. fortuna se lei mi dice quanti siete fuori. Vabbè, signore, si allontani dalla porta e continuiamo a parlare. Quanti siete fuori? Dai, Vedi che fai sono tanti. E otto, siamo 8. potrebbero arrivarne anche altri di lì se In realtà continuate. potrebbero arrivare anche Ma dai, siamo altri 12, se possiamo mi battere. costringe a usare le maniere forti. Aspetta. Allora, aperto il fuoco. Allora, teoricamente uno è sulla sinistra e uno dentro lo sgabuzzino là. Pronto a sparare? Provo a Sì! salire la macchina, che dici? Sali sulla macchina. No, no, non salire lì, non salire che ti sparano. Oh, ce l'hai fatta, perfetto. Ma no, ma proprio svegli. No, Ma spiega gliela sequestro. vabbè, lo facciamo dopo al massimo. Dove stanno? Quindi sulla, Dice, uno guarda. sulla sinistra, ha Uno detto. sulla sinistra e uno dentro, sì, Ma mi dentro il sembra. negozio, quindi ancora Dentro, stanno. sì, dentro, sì. Passo Uno sta dall'altro un attimo. tipo dietro il bancone, una roba del Questo genere. bancone? Aspetta, provo a vedere. Sì, tipo. Eccolo qua, sì, aspetta, che lo vedo, lo faccio.
Amago? Sì, è uscito il compagno, aspetta, sì, uno l'ho fatto, aspetta. Guarda, vero, vero. Entriamo. Ehi. Spiriti, uscite tutti quanti con le mani in alto, tutti quanti. Ah, fatta la sub. Ehi, va. Easy. No, vabbè. Okay. Collega, vado tutto. 1279. Volevo fare una cosa anch'io, collega. Piuttosto veniva a terra. E vabbè, non si preoccupi, ci sarà occasione. E dico, ma sono andato sul legno. Chi mi ha dato la possibilità di fare niente? Ero di qua. Io non potevo far nulla, ha fatto tutto ragazzi, lui. Si sequestra la macchina. Si sequestra la macchina, chiamo io il 69. 10-4. Digito legno. Il legno sarai tu, Kiwi. La fa sequestrare. Allora, aspetta che si lamentano in chat. Dietro il muro, ah, che bello questa glitch di questa parte degli agenti. Cioè, raga, noi abbiamo due opzioni per fuggire, eh. Cioè, io sono stufo di voler dare la botte piena, voglio ubriaca, sti qua del negozietto. Cioè, io ti do l'opzione di scappare, ma mi dai le pistole. Punto. Mi dai le pistole, mi devi dare. Pistole, ok? Io, no, io poliziotto devo prevenire il crimine, non devo prevenire i soldi, cioè. Pronto? Pronto? Eh? Niente, stavo parlando con uno, dove stai? Sono al negozietto all'815 a fare una... a sventare una rapina. Ah, allora poi chiamami. Sì, ok, tengo un po' di finire qua con questi due restati e poi arrivo, ciao. Ti sei venuto la lab, eh? Grazie, mio Dio. Perfetto, il 19, io il 79 l'ho chiamato, ma qua ce ne sta solo uno di medico. Sì, la vedo difficile. Il GPS c'è di medico, lo vedi tu? Te lo dico subito. Negativo. Real Lolo Boss, ah, grazie mille, sì, no, per il follow. No, benvenuto no, sul canale, ciao. Questo è un po' di artificio. Siamo se dobbiamo chiamare i loro medici privati a breve. Oh, si sa un medico. Boh, raga, la rapina sventata. Stroms, grazie mille per il follow. Benvenuto sul canale, grazie. Dai. Scrivo da F8 perché la chat mi dà fastidio. Ok, vedi, azione, cioè, è scomodo, azione.
più comodo scrivere dall'F8. Cioè, ultimamente ho notato che è più comodo perché la chat sta andando, mi lagga ogni tanto alla sera. Pandino, grazie mille, Pandino, grazie mille per la sub. Grazie mille. Vabbè, devo chiamare i medici I perché. privati, sì. Sì. Grazie mille per la sub, Pandino. Ti ringrazio tantissimo. Preparo l'auto intanto, eh? Va bene, va Fai bene. tu gli arresti. Sì. Entrambi? Mamma mia, che bel sogno che mi... Cioè, ma è una cosa che volevo, guarda, che desideravo. Sai, quanto sei in polizia tu? Perfetto, 2 settimane e un giorno, sì. io sono in polizia da un anno. 12 mesi tra... Perfetto. 12 mesi tra Beh, 15 allora, giorni. sei molto più esperto di me, 12 questo, mesi tra tranquillo, mi 15 giorni. riarresti. Allora non sei l'unico che fa tutto Vabbè, almeno l'F8, eh? Io provi, in chat come quando puoi gioco fare in F8 non lo uso centrale, mai, non l'ho mai figurati. aperto. Più che altro perché in chat mi lagga ogni tanto me la sera, quindi ho imparato ultimamente a usare l'F8. Ma poi è più comodo anche per i comandi dello staff, il TPM, il Bring e tutto, cioè fai il Bring, vuoi diventare TPM. Clarissa, buongiorno! Non mi permesso va mantenuta, Bandino, grazie, veramente grazie ancora. Signore, tutto bene? Signore? Tutto bene? Toglietevi la maschera così respirate meglio. Rimanga fermo. Tanto gli apri quale? Signore, la dichiaro in arresto, il diritto di rimanere in Tolga, silenzio. perfetto. Qualunque cosa dirà farà potrà essere usata contro lui in tribunale. Il diritto di un avvocato, qualora non se ne potrà Che è permettere uno, gliene successo? sarà assunto un ufficio. Ha compreso i diritti che si Sì, ho compresero stati limitati. compreso! Risponde con un sì o con un no. Ho compreso, Perfetto, le grazie. leggo anche questo Risponda qui. con un sì o con un no. Sì! Perfetto. Signore, ha il diritto di rimanere in silenzio. Comunque cosa dirà o farà potrà essere usata contro in tribunale. Ha diritto a un avvocato. Qualora non se ne potrà permettere uno, gliene sarà assunto un ufficio. Ha compreso i diritti così come ne sono state Sì. elencate. Risponda con un sì o con un no. Perfetto. Sono solo. Signore, ha una quantità abbastanza alta di denaro, anche vicino a me. Dai, li prenderò per Sono fare un controllo, poi in caso sia tutto a posto, gli dirò. perché mi sta levando la roba prima di arrivare in centrale? No, queste cose non si Sicurezza, fanno mica in signore. centrale, mi scusi. No, non si fanno Non si in fanno in centrale. centrale queste Ah, cose. non si Si fanno fanno in qua. centrale, si fanno qua, Ah, sì. no. Vabbè, se lo dice Cavolo. lei. Se lo dice No, lei, aspetta. andiamo. Secondo. A posto. Dove devo andare? Devi aspettare. Vedo un Con attimo le gabbie, sfocato io. apri lo sportello, Sì, ti è faccio sulla salire un centrale. attimo. Vedo tutto sfocato, Uè, vedo. Wasca, grazie Mi fanno mille male per gli il occhi, lo vedo. ride. Prego, il primo. Vai tu. Agente, mi può sfilare Aglia la gli testa, ho occhiali? Mi sbattuto, ho fanno detto. detto. Grazie Sono io, mille non per il è ride, della Wasca. Grazie mille radio, per il ok? follow. Ok, mi potrà Nemesis levare gli occhiali, che sono di male negli occhi. Mi mezzogiorno. può levare gli occhiali, che sono rotti. Primo collega, sali qua. Lei sta per Salga. dietro. Mi dissocio. Vabbè, vai, vai, niente. Salga, salga. Ok. Ok, insegnando che mettere cintura. Perfetto. Vai, sergente, fateli tutti. Oh, senza parlare, né risentire né scherzare, abbiamo finto un negozietto io e la gente qui, eh. Grazie. Andiamo. Non avevo mai immaginato di andare in centrale così. No, Ah mai successo in vita mia, la prima volta. no? Vabbè, c'è sempre la Perché è prima sempre la volta. prima volta. Però non è così tanto bello, capito? Preferivo non Vabbè. succedesse. Vabbè, il lavoro Vabbè. al suo rischio. Ma poi Lei ha cosa è scelto di successo? fare il Cosa ho fatto? criminale, io ho scelto di fare il poliziotto, Ma poi cosa è quindi. successo? Cosa ho fatto di male? Signore, lei ha fatto una rapina a mano armata o a un negozietto o a un market? Addirittura. Che Sì. crudele che sono. Abbastanza. Invece io cosa ho fatto? La stessa cosa. Va Poi bene, ci avete Pandino, un aperto buon il pranzo. fuoco e Grazie ne per la abbiamo fatto sub azione. ancora. Ci vediamo. Ci becchiamo in RP più tardi oppure quando torno lunedì sera dalle ferie, che vado in ferie Come ancora mai qualche abbiamo aperto il giorno. fuoco? Non lo so, Lo so, avete voluto voi. se non lo sapete voi. Scusi, ma io di solito nella mia indole
quando faccio un negozietto voglio scappare, non voglio sparare. Ma che lei fa i negozietti? Ah, quindi non è la prima volta. Se dovessi fare un negozietto. Perché lei fa un negozietto? Non rapina un negozietto? Se, lei si fa il negozietto? Così ha detto lei. E ho fatto una rapina al negozietto, ho detto io. Ho fatto. Se io dovessi fare una rapina al negozietto. Ok. Oddio mio, occhio, aiuto. Pure me. Pure me. Oh! 10-0, collega. Crash. Perfetto. Vabbè, stiamo riloggando già. Bam. E riloghiamo dopo il crash. Rimangono ammanettati ora loro? Il loro boss. Se crashano no. Vabbè, tanto so chi sono, quindi... Se crashano non rimangono ammanettati. Però rilogheranno, penso, quindi... La lavante mia dov'è? Ma la lavante mia dov'è scomparsa? Scusate. Ah, laggiù, guarda. GPS on, admin on. Perfetto. Adesso volano entrambi. Adesso laggiù loro, giusto? Ehi, salve. Mi senti? Chiuso gli occhi pure lei? Sì, anche l'altro. Voglio prendere l'auto un secondo, eh. Guardi quanto sono... Aspetta, che qua... Dargost Twitch, salve. Ma lei è troppo forte. Lo so, sono troppo forte. Devo salga. Dargost Twitch, grazie mille per il follow. Benvenuto sul canale. Scusate per il crash, scusate per l'utilizzo del TPM, ma... Quando si crash, ecco, non è più RP. E mo aspettiamo l'altro, il mio collega. Ma... Il suo collega è davanti a lei. Non lo vedo. Ah, eccola. No. Collega, andiamo. Ci sono già entrambi? Manca l'altro. Ah. Non lo so dove sia l'altro. Io a me ho aperto gli occhi sull'autostrada. Sono andato a vedere più. Eccolo lì, sto correndo, vedi. Ammanettalo, collega. Scende. Sarà proprio il blackout. Ci sono. Perfetto, andiamo. Vabbè. Qualcuno mi apre la porta. Ma è aperta, aperta. Ah, io la vedevo chiusa, ok, ora sì. Perfetto. Salve. Salve, benvenuto, bentornato. Bentornato. Ogni tanto un po'. Ma di dov'è la centrale? Si va e si torna. Qui c'è una centrale per il resto dove resteremo.
Perfetto. E il Brigno, grazie per il follow, benvenuto sul canale. Aspetta, collega, li tiri fuori dall'auto e li arresti. Oddio, certo. Andiamo, andiamo. Prego, prego. Sono quello arrestato a uno sconto di pena, direi. Vabbè, dai, diciamo, nascondremo 5 minuti. Solo 5 minuti di carcere, vi daremo, dai. Saremo gentili. Good morning, Smith. Prego, prego. Salve. Che bella sta suite, mamma mia. Era di qua, nella seconda suite. Vai, entri. Non si cambi, mi raccomando. Ok. Okay. Aspetta, collega, faccio gli arresti, faccio i $10.000 ciascuno, certo. E 5 mesi e di carcere. Quanti dollari, mi scusi? 10.000. Ah, oh, vabbè, dai, e 5 minuti, 10, ah, 5 mesi di carcere. Lei fa come, faccio entrambi io? Sì, sì, faccia lei così impara. Le posso dire una cosa sottovoce? Mi chieda, mi dica. Lei è uno stronzo. Okay, lei posso... è sospeso. Andiamo, continuiamo. Salve! Intanto le faccio compagnia, intanto il collega venisce. Grazie. Non hai documenti. Lei come si chiama? Un chiamo Brigno. Brigno, salve Brigno. Salve, lei come si chiama? Io non glielo dico. Comunque, potrebbe vendicarsi, sa, quindi evito di dire il mio nome è criminale. Ecco. Fa bene. Come va? Bene, lei. Come si trova a stare per la prima volta in cella, quanto dice lei? Male. C'è puzza. E qua c'è l'altra polizia che sta arrivando. C'è puzza di sudore. Aspetta, l'ho detto in giro. Lo stronzo, e lei è sospeso. Queste brandine, non le hanno cambiate. Aspetta, vado a stampare. Eh no, ma non siamo, le cambiamo una volta al mese. Abbassa la voce, non sento un cazzo. Da stampare i documenti, quello. Va bene. E stampi pure a questo a sto punto, no? No, io li ho. Ah, li ha. Dentro lo zainetto, guarda. Che criminali doc. Vero? Mamma mia, i criminali perfetti. Cacchio, porto pure i documenti dietro. Mamma mia. Beh, le brandine le cambiamo una volta al mese, quindi se ho una brandina ecco un po' puzzano. Che puzzano, esatto. Allora, signore, qual è il suo purtroppo documenti? Non abbiamo tutti questi fondi. Capisco. Seconda che glieli passo. Ma la mia macchina l'ha sequestrata? Sì, devo andare a Messina di sequestrarla. Quanto devo pagare? Non era per tua, era rubata quell'auto. Ma è come se fosse mia, cacchio mele, sincero. Vabbè, doveva risequestrare al Messina, costata 2.500-3.000 dollari. Vabbè, guardate, non era mia, la lascio là. Perfetto. Prima volta in carcere? No. Gli piacciono i miei occhiali, sono tutti rotti. Gli occhiali sono rotti? Sì. Oh, no. Mi fanno male gli occhi, infatti, mi date una scheggia. Adesso le togliamo un attimo, gli occhiali, li togliamo subito. Ok. Se ci penso io. Ancora... No, vabbè, non se li tolga sbattendo sul letto, in qualunque altro modo vorrebbe farlo senza... Volevo strofinare la testa, non posso. No, si potrebbe far male. Ha ragione. Digli all'anno, è meglio. Mi senti, amico mio? Sì, ma tu veramente non hai brain. Perché? Ma io non so parole. Cos'è il brain? Sono italiano, non inglese. Qui siamo in America. E quindi non ho studiato l'inglese. Non ha studiato l'inglese lei? Vengo dall'Italia. Ma l'ha fatto il processo? Ah. Sì, l'ho fatto. Vabbè, se l'ha fatto, ci deve essere scritto processo. Ho già... Sì. Okay. Ho già fatto... C'è scritto processo, sì, patteggiamento? Sì, Perfetto, allora a posto. Ma mi scusi, ma mi porta lei in carcere con la macchina o poi ci devo andare... No, ci la porta nei secondini. Ah, capisco. Ma già, dai, possiamo fare la galera qua? No. La prego. Per forza dobbiamo andarvi su. Sono già passati 5 minuti. 5 mesi. Non hai brain, io te l'ho detto. 5 mesi, mannaggia, brain. Sono un coglione. 5 mesi volevo dire. Dai, gente, me li faccio fare questi. No, dobbiamo mandarvi per forza su, signori. Questa è legge. Capisco. È legge. Va bene, dai, va bene. Ma lì ci sono i ragazzi cattivi, mi fanno male. E vi nascondete. Io non sono io. Io ho paura. Anch'io. La gente, quelli sono manganello. Quelli con la barba, con il manganello, non so con che le sono asce. Cattivi, però, ragazzi, avete capito. Io che... devo mettere dietro, sennò signore la paghi entro 7 giorni. La pago subito, la pago subito. La pago subito anch'io. Mi scusi, ma lei deve pagare un po' di multe, secondo me. No, 2 di fatture da pagare. 2 da 50.000 della polizia. Per non parlare con le medici. Ma quanto mi fa di multa? Per non parlare con le pago subito. Le paghi subito. Agente, mi sente? Prego.
Mi dica. Purtroppo la sento, sì, purtroppo la sento. Qua davanti. Ma quanto pagate, mi fai di multa? Pagate. 10.000. Ah, ok, allora la pago subito. Perfetto. Vabbè, collega, facciamo proprio veloce, dai, su, che sennò dai, facciamo su. La muffa. Sì, 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 un secondo. Dai, è lento, io propongo di licenziarlo. Questo lei non lo decide, prima di tutto. Vero, scherzavo. A posto, uno è andato, perfetto. Andiamo da quest'altro. Oddio, l'hai su, è manato su, l'ho smanettato? L'ho smanettato prima. Ah, ok, perfetto. Come è passato, come? No, ok. Salve, come salve, va? Salve, tutto a posto? Tutto a posto. Allora. Mi leva gli occhiali, per piacere, mi fa male. Adesso togliamo le manette, le togliamo. Ma se le togli da solo. Quanti soldi hai trovato in totale? $50.000, però devo ancora vedere se hanno il numero di serie o meno. Va bene. Perfetto, signore. Gentilmente si tolga gli occhiali, mi mostra il documento e mi guardi dritto in faccia. Un attimo, fatto. Con calma, tutto. La guardo tutto in faccia, abbiamo il cappello? Paga. Sì, anche il cappellino. Fatto. Perfetto, mi mostri i documenti, gentilmente. Un attimo. Fatto. Ok, si fermi così. Sono fermissimo. Perfetto, mi dai un secondo. Jeez. Ok. Si buono con me, per piacere. Questo è banner, secondo me, vedi un attimo. Esatto, questo è Kiwi. Fatto, posto, posso andare? No. Fai le fedine in macchina, fai, va? Vai, fai lì, stiamo a controllare se ha fedine, se deve avviare il processo, se ha mandato di cattura o ha troppe multe da pagare. Signore, ho un tantino di fame, mi manda così mangio la polenta dentro il carcere. La polenta? Lì mica fanno la polenta. Okay, oppure di patate. Ne so io. Boh, vabbè, vedremo. Basta che mangio. Io non le paga le multe, sì, le paga. Certo che le pago. Volta, che domande sono? Prossima volta vado dentro con questo nei negozietti. La pago subito. Averci. Perfetto, andiamo. Andiamo a fare in macchina le pedine. Che bello, mentre passano le porte. Devo fare soltanto sui documenti. Ok. Chiudi la porta. Ok, grazie un secondo. Sì, andiamo al centrale 4203 che c'ho una collega che mi aspetta per andare in pattuglia. Collega Banner, penso sia. Almeno lei si dovrà venire, l'hai fatto? Sì, certo. Ah, quello sì. Ma lei che grado è? Sergente maggiore. Ah, ok. Decido io il suo futuro. In polizia. Le vorrei dire una cosa, ma se la dico mi sembra in licenza, se sicuro mi rimane in mezzo alla strada. Mi chiude in cantina, forse, sì. Esatto. Però se vuole gliela posso dire. Basta che non se la prende. Dipende dal coraggio che ha di assumersi le sue responsabilità di quello che dice. Sì, ovviamente scherzo, però lo dico perché ritengo dirlo. Non ce la prendo sul personale. Potrebbe prendere sul personale, l'ha aperto. Va bene, comunque lei non è stronzo, lei è stronzo alla seconda, perché se gente maggiore. E lei è sospeso alla seconda. Abuso di potere. E lei è sospeso gente alla seconda. Quanti giorni di vacanza? Dammi un secondo che finisco di compilare il documento. Che spara. Questa là. Ah, passa. Perfetto. Eccolo. Fiu. Eccolo. Avril, ma no, sei un po' sporca di sangue, sai? Come? Sì, che è successo? Niente, ma che sper sangue, stavo a mangiarsi un panino con un dog. Ti dico che si è fatta, guarda, lascia aperto. Vabbè, io e il sergente Banner andiamo in spara, oh. Basta la spara qua, se sento la sparire non so quanto. Ma c'è un...
E poi l'igono c'è qua sotto. Dove? Sotto, nella sala, dove c'è la zona, c'è l'ufficio di investigativa. Vabbè, ma GPS... Ah, ok, più avanti. Allora. Esatto. Oh, okay. GPS parte... non ne vedo. Quindi... Andiamo a vedere. Sì. Non è fatta andare a sparare là, scusa. Salve, sono Panini. Panini? Sei Panini, sai? Wanda da corsa. Oh, ma che cazzo? Qua? Di qua, no. No, qua. Qua in fondo non è la prima. Vedi qua? Qua, la porta... qua ci sono l'ufficio dell'investigativa, qua a destra. Qua c'è il poligono. Ecco. Ma chi è che spara? Salve. Un attimo. Siamo al poligono, signori. Ma ha avvisato qualcosa, qualcuno magari? No, lei non ha neanche GPS attivo. No signora, sto facendo le ultime prove al poligono per vedere un attimo perché non riuscivo a prendere bene la miracoli armi. Vabbè. Scusate, non sapevo che serviva avvisare, ho visto prima che... No, se avevamo spy non capivamo. Ecco, il fatto che ho letto disponibile il poligono, d'ora in poi io vado direttamente. Vado che ogni volta in sparatoria diventava un problema, altrimenti senza mirino era un po' difficoltoso. Ma arrivo subito, mettendo giù. Vabbè, la prossima volta avviserò. Sì, è importante che scrivi, chiedi prima che grado sei. Magari eccomi. Recruta. Mi raccomando, okay. Mi raccomando, scrivete sempre poligono attivo e accendere il GPS. Va benissimo. GPS e poi chiede sempre a un coordinatore minimo. Sì, minimo. Sergente? Va bene, ok, okay. Dai, grazie. Sergente Banner? Adios. Un attimo nei suoi pensieri. Ciao. Vai, via. Ci sono. Eccolo, c'è. Cammina allora. Su, andiamo. Allora, sì, si entra gente banda. Come cara. Visto che è bella l'ufficio di investigativa qua sotto sono bellissimi gli uffici di investigativa, guarda. Hanno la sala interrogatori loro. Hanno l'ufficio con le varie scrivanie. Tre scrivanie. La sala interrogatori dell'investigativa. Nessuno ti sente, nessuno ti vede. Esatto, sotto non si sente nessuno. Perché non chissà se potrò tornare a fare il mio lavoro. Il mio chiaro. Mamma mia, tu perché lavoro è adatto? Qual era il tuo lavoro, sorgente? Ma così non si fa, non fai power game? Sì, lo faccio power game così. Qual era il suo? Power banner LRG. Mi occupavo delle indagini, cioè. Lei è l'ex reparto investigativa, anche lei. E che stai aspettando? E ora che sei avevi aperto il reparto investigativo potresti ritornarci. Cosa sì? Salve. Una pannetta di sei comunque. Adesso andiamo in pattuglia a Bannerro. Mm-hmm. Vabbè, gente, la devo scaricare qua. Vado col mio sergente preferito. Sì, tranquillo. Aerci. Non la. Ciao, Lecce. Oh, belli. Stupe. Jennifer 18, grazie per il follow, benvenuta o benvenuto al canale. Che grado sono andato allora, a allora, ti hanno messo detective sull'applicativo, quindi però devo ancora definire se detective sull'applicativo può o no avere l'accesso alla stanza ufficiale, quindi soltanto ce l'hai, poi adesso vedremo. Ah, ok, ma il grado qual è? Sempre il tu sarà, mi sa che il problema è che sicuramente detective è una cosa tra virgolette secondaria, tu comunque sei coordinatore, però ti occupi anche dell'investigativa, suppongo. Sì, suppongo anch'io, però devo ancora decidere ancora su questo patto. Vedremo. Anche se di solito il detective è tipo il sergente. Esatto, no, dovremmo decidere su questo patto, infatti devo decidere un po' la tua posizione. Ho parlato con Mezzogiorno, Mezzogiorno è sempre impegnato ultimamente. Va benissimo. Va bene allora, ci vediamo. Va bene, a dopo. Arrivederci. Giorno, ciao. Buon Totò. Detective. Uè, dai mille bon. Detective con. Detective Banner. Poi The Millebon. Comunque non mi piace molto sta centrale qua. Perché non ti piace? Oh, troppo lontana.
Neanche, no. Ma Tutto tipo, le bene. persone qua vengono a fare denuncia? Sì, vengono, E vengono. vengono? Certo. Oddio. Ma è meglio perché così non è un po' staccata, cioè non ci rompono il cazzo. Perché in centrale prima in centro non c'entra, era troppo vicino, cioè. Ora usiamo le due centrali in città per l'appoggio, per appoggiarci, per Dove fare gli siamo, scusa? arresti. Adambo. Fuori strada? Sì, fuori strada, vado a 5. Va bene, sì. Siamo su. O 4, Ciao no? Jennifer, buongiorno. Adam 5 sono stato su 1. Si dice stato su 1, o 18. Sì, è stato nessuno. O 18, è Copy, uguale. e tutti. E hai letto il comunicato comandato in comunicazione di polizia? Forse sì, ma non mi ricordo cosa era, vediamo. L'ho fatto stamattina, l'ho fatto. Quindi non ci bisogna più che Dalle a da... quelle ore scritte lì però. Dalle 21 alle mezzanotte. Perché siamo tipo 80 poliziotti contemporanei, quindi diventa un bordello per la radio così. Meglio in realtà. Ma ti ricordi quando c'era Moretti che si incazzava sempre se un giorno non la usava la radio male? Chissà se tornerà Moretti. Chi lo sa? 80 leggeri. In che senso? 80, sì, ieri sera Recuperiamo la. 93. Andiamo al negozio di vestiti, va. Ci siamo Facciamo. tanti online contemporaneamente. Ora siamo comunque pochi, ora siamo 19, 19 a quest'ora, cioè 19 Ma alla fine alle. la bella storia dell'altro giorno? Aspetta. Sembra che stiano Ok. sparando. Adam 1 in ritorno in Grazie per il follow, centrale. Deep. Ma io non sento se Un collega sparano. sta per Ma io. fare 17. Sento più forte, sai. L'ho già detto. Adam 3 1080 di una Lamborghini gialla presso il concessionario, è stata rubata davanti ai nostri occhi e adesso sto scappando. Direzione. 105. Direzione 1080. No, siamo davanti all'Armeria Vecchia. Ci Sta girando muoviamo qua. in tondo per strada. Eccola, destra. Destra, destra, destra. Destra di nuovo. Si è capitata. Che fai? Ti fermi? Che rubi gli occhi davanti ai poliziotti? Tu scendi un po'. Scendi. La dichiaro in stato di arresto, il Aspetta, diritto di rimanere in vado a portare la silenzio, macchina qualsiasi al cosa dirai sarà utilizzata figa, contro di te in tribunale, ha diritto a un facciamolo, figa. avvocato, se non se lo può Un'auto? permettere uno Eh che no, sta è di facendo la uno denuncia, che ha compreso i sta al suoi garage diritti. centrale, io lo sto Si riportando. Ha allontani? preso i suoi Si diritti. Si allontani col allontani? Si è camper. fatto lo mio, figa, Collega, poi Venga, torna allontani col al garage camper. centrale a Ok, prendermi. sì. Vieni Ma qua, guarda, scusami. Signore, mi deve seguire, sennò la Sweet trascino Purple per 18, sì, Purple, promozione Lasciami ricevuta senza dall'orecchio essere su. presente. Birichino. Comunque siamo Oh, un collega botto, fuori. sì, già. Oh. Vabbè, però poi lei si Grazie. diverte. Vada Andate via. lontani. Agenti? Sì? Se va in Sì. carcere, vai, Non me lo sì, potete dica. dentro. Un Un premio? piccolo Agente Marco Mazza premio 17. per l'aiuto. Un Un bel grazie. grazie, grazie. Grazie Non mille. le basta un bel grazie. Una pistola? Ma che, La pistola, arrivederci. le Vabbè, sparate. arrivederci. Perfetto, siamo. Andiamo Un 5 5 si si stacca. stacca. Sì, un po' di lag c'è, un po' forse. Oddio, la live lagga, un botto. Allora. Ma sì, Fai stai questo outfit. frappando. Attenzione, problemi di lag. Ma è Lisa, devo indossare Dissocio per qua. forza, posso fare come Sì, fa la divisa. te? Comunque non lo so, ho chiesto a Morol, mi ha detto per me sì, però è giusto che chiedo anche agli altri. E Senti, io... Boh. mezzogiorno, senti che roba è. Ma a mezzogiorno non lo so, cioè non mi ha detto niente. C'eri anche tu, Ah, mi ti ha sa. detto raccomandata. Vabbè, quindi Dove niente. va? Lo devo Collega, con la scrivere, non lo so. Lamborghini gialla, dove ti trovi? Siamo al garage Chiedilo centrale. ovviamente in chat ufficiali. Vuoi vestiti con me? Vestiti con me. Non sembro brutto. Eh? Cioè. Non lo so, ma dai, vorrei.
Allora, intanto volevo vedere che cazzo c'è. Cioè, tipo questo che... Ah. Perfetto. Ok. Perfetto. Oddio, questo è quella vecchia. Perfetto. Questa è l'unica recente che c'è. Oddio. Questa è l'unica recente che c'è. Purple 18. Questo anche. Dai. E questo qui è bello, ecco. Però è il giubbotto sbagliato della security. Sì, perché deve cambiare. Ora sembra essere si ripreso. Sì, ma va in punti vari della mappa, frame lag alla live. Ora va bene. Ora è bello fluido, vedi? Recluta Price 18. In realtà frame laggato anche ora, tio. Ha perso un 50-60-26% di perdita. Venite tutti lì che perde un po' di... Ma tu giubbotto ce l'hai, te lo metti quando vuoi? No, non ce l'ho giubbotto. Sai, mettere distintivo. Esatto, poi c'è quello giusto da Sergeant, se guardi, dato. No, Detective questo. Vai avanti con il numero distintivo giubbotto, Sergeant, ecco qua. Ma... metto anche la cosa a questo punto. Se vuoi metti il giubbotto e... Ah, questa qua è la t-shirt. Adam 2 di ritorno in centrale. Sto cambiando la t-shirt così. Ah, la t-shirt questa, però non puoi togliertelo. Al massimo se vuoi ti metti il giubbotto. Al massimo se lo fai così, guarda. Fai così, guarda, ti metti il giubbotto. Ti metti il borsone, questo qua, guarda. Il borsone 80, mettiti. Il giubbotto è meglio anche se lo metti anche poi tu, metti, perché sennò in sparatore lo sai, esatto, che c'è. Esatto, mettiti il borsone 80, vedi? Che è il distintivo il Sergeant. Aspetta, non si vede il cielo. Ok, che oddio è enorme. Esatto, vedi? E poi ti metti il giubbotto sopra, quello che vuoi tu, per andare in pattuglia, per andare in operazioni. Puoi anche scegliere di fare così. Vedi? Hai detto il giubbotto. Adam 3 ti sposta meglio. Giubbotto, il 7. Metto sto qua, metto il 7. Elegante bianco. Ma te si vede, vabbè, si vede un po' male. Sì, vabbè, che se ne. E cintura questa? Cintura, no, io ho messo una fondina, mettiamo per dire dalle collane. Dalle collane. Solo la fondina? Dalle collane, sì, da. E come t-shirt che metto? Scusa. Niente, t-shirt. Adam 7-18. Io non ho messo nulla come t-shirt. Qual era quella che avevo prima? Ah no, è una t-shirt questa qua, aspetta. Sì, t-shirt 15 ho messo io. Sì, che? 15, ho messo la 15 come t-shirt, non so ma sì. Ma è messo diverso. Sotto questa c'ha la radio e la fondina. Ma però è brutta da vedere. Mettiti direttamente solamente una fondina allora e basta, cioè. Poi tipo ci deve essere tipo la maglietta, quella con pistola e caricatore, tipo. Mi sembra che è una collana, esatto. Una catena. Ci sta quella catena con fondina e caricatori. Come me. Vorrei capire, queste braccia vanno bene, eh? Sì. Sì. Faccio così, eh? Andiamo, sì. Se me la levo, vediamo. A posto. Perfetto. Nel chilling. Vabbè, tanto giriamo con un'auto della polizia, quindi. Cambiamo auto a sto punto, mettiamoci in Borghese. Sì, ma se ci vedono così in Borghese non è che ci vuoi tanto a capire, insomma. Vabbè, però... Ah, dici proprio la professionalità, perché... Sì, tanto l'auto è sempre comunque quella peggiante, quindi Borghese almeno non cambia un cazzo. Ci prendiamo questa qua, guarda, la 2. No, brutta. Ho andato a sbaglio. La 3. No, però non col logo Marshall, che cazzo. No, è quel logo di Marshall questo, aspetta, quel logo di Marshall. Che cazzo però, eh. Devo prendere quella senza logo Marshall.
Per prendere anche tu la 3, borghese 3. Perfetto, ecco qua. Adamo, lo vedo io? Ah, lo vedo io. Ma smetti live, Vincenzo. Vincenzo, sì, sono in live, smetti il live, esatto. E tu mi chiamano un 5? Perché sicuro. Adam 5 diventa borghese 1. No, è già full kit, vedi che c'ha i vetri scurati, le rotte modificate, guarda qua. Che sta gente da solo qua davanti alle nostre vestiti, scusa. Spero non sia da solo. C'è un suo veicolo qua, è vuoto. È solo in 3. Tre. Perfetto. E l'Adam 6. Non so, adesso andiamo a cambiare colore in una piccina. Andiamo a cambiare colore all'auto. Ma la flica c'è andata qualcuno? Boh, flica città. Ragazzi, sono delle fliche da coprire, gioielleria. Ma quelle le ha coperte, eh? Flica di dovrebbero averla coperta 10 minuti fa circa. Ok, ma c'è la Barton, la flica città? No, la Barton vecchia. La flica in città che adesso l'hanno appena preso. La gioielleria anche scattata, per esempio. Coprite quella, la gioielleria. Una Madame da 3. Adam 6, dovrebbe essere 3. La ricopre Adam 2. Ricevuto. Madam 2 so. Madam 2 non esiste. Madam 2 non esiste. C'è nessuno. Ora è vuota. Sì, stiamo per andare noi, Smith. Ok, perfetto, andate voi la gioielleria allora. Check. Se mai non troviamo nessuno. Sì, avanti. Che invece. Ma chi sta coordinando? Nessuno, stavo autocoordinando. No, Gilardi si sta. O Gilardi. Posso andare a Gilardi? C'ho avuto un problema adesso. Perfetto, ci sono Gilardi, ricordi. Non mi arrivava più nulla. Ordino io. Smith, dopo riesci a passare in centrale mi servirebbe il nuovo grado, se possibile. C'è nessuno, ma c'è scritto uno. E se c'è qualcuno, vabbè, niente. Andiamo c'è un'altra gente quindi per la gioielleria, ragazzi. Tuning. Sì, mi serve un agente, gentilmente. Ma questo è Castle? No, è l'ex Evans, Lecce, sembra. Sembra. Ah, la voce è uguale. Sembra che vengono dallo stesso posto, mi sa che vengono. Adam 5? Non c'è più. Non esiste. Non esiste Adam 5. Adam 5? Non c'è. Quindi chi viene alla gioielleria? È qualcuno che si era in 3 o 2? Adam 6 è stato su. No, siamo io, un collega, però mi serve un altro. Grazie per il follow. Adam 6 è stato su. Perché? Vai alla gioielleria e lascia uno di voi. La gioielleria era 3, giusto? Sì, 10-4, stiamo 10, convergendo. No, uno abbiamo pure lasciare, una briga, ma tutte e due non possiamo. Adam 3, Jack. Perché c'è una gente da solo in Adam 3? Boh. Serpico? Chi chiama? C'è nessuno manco qua, nonna. Tutte vuote sono queste officine. Andiamo a vedere la Deal Custom. Cazzo, sono 457 officine in città e nessuna che è in servizio, eh. Smith? Sì? È vero che Adam 6 mi deve lasciare solo uno? Ragazzi, devo andare in 3 alla gioielleria. A me non mi interessa di quanti, di chi va, chi non va, però. Ho capito che siccome Adam 6 c'era da 3, dobbiamo andare noi 3. Adam 6 è diventato Adam 3. Bravo, se vedi ancora respiri, ma vaffanculo, va. La va. Comunicazione era passare oh, in qua c'è qualcuno. E lasciarne uno. Madonna. 10-4? Salve!
Buongiorno. Sì, buongiorno. C'è un dipendente? Sì, sì. Sì, potete, siamo dipendenti. Potete modificarmi l'auto? Bit questa no? No, no, è l'auto della polizia. Ah, okay. Agente, le devo dare una, so, un po' una bruttina notizia. Mi dica, ho paura. Qui, no, perché prima c'era un'auto rosa qua sopra. Allora io l'ho presa per, insomma, toglierla, visto che lavoro qui, se la lasciamo sempre il parcheggio libero. E quando sono entrato per posarla nel garage col muscolino E, si sono accese le sirene, quindi credo che sia vostra. Dov'è? Se vuole, non so. Vabbè, allora direi, intanto, signore, me la faccia di un colore bello. Ok, però... Non so come funziona il vostro garage. Non è che poi la modifichi e non la trovi più? No, 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 non devi metterla in garage. È un'auto che si modifica e poi basta, solo una volta. Però la paghi. Quanto? Dipende da quanto costa. Beh, solamente un colore bisogna modificare. Vada, non nessuno. Non so. Non costa niente la macchina, è gratis. La macchina non ha un prezzo. Ho capito, però noi ovviamente per verniciarla ci dobbiamo prendere qualsiasi altra cosa. Vabbè, cioè, quanto costerebbe verniciarla? Sì, se tirate fuori la sua auto, un po' cambia colore, lo so, però. Me la fa di un colore tipo azzurrino? È così, aspetta, bianco, torna indietro. Torna indietro ancora? Quando era sul bianco, tipo, così, no, così. Così? Così ci sta, sì. Ok. Fermo, non depositarla. Quanto costa? No, tranquillo, $74. Ah, vai. Perfetto. Okay. Grazie. Ditemi. Saluti così uno che mi dà tempo scortese. Sì, sì, sì. E tu mi dici ancora respiri. Collega! Mi sento. Sono qua. Sì, un attimo solo, Sono qui. Ma quanto costa? Ma va quell'altra, oh. Ok. Ah, sei te? Sì, okay. Che bella che è. Sì, comunque c'era una Mustang abbandonata, quella questa macchina abbandonata qua a destra della polizia, rosa. Dove l'hai vista? Non segue strada. Ah, perfetto. Per mandare le segnalazioni che arrivano le staffe da Admin Report, ma per mandare le segnalazioni che arrivano le staffe, fare slash admin. Lagga tanto? Sì, lo so, sto notando che sta laggando, infatti non capisco perché. Vediamo un po' se migliora ora. Ma secondo dai posti va. Ci sta sto colore? Adam 4 di 55 presso il concessionario. Ci sta sto colore? Ah. Sì. Invito tutti gli agenti a leggere le comunicazioni nella sezione comunicazioni polizia per prendere visione per stasera dalle 21 in poi. Ah no, okay. No, quello già lo ho visto. Ma che sono questi locali qua? Ho fatto un sacco di locali, hanno aperto ultimamente, tutti qui attaccati poi. Che è sto nuovo locale qua, adesso non ho ancora visto. L'ordinatore può togliere la retta dalla Dam 3? Pussycat. Smith, ti posso chiamare un attimo il telefono? La retta chiama, Bright, chiama. Perché non hai Adam con noi. Si chiama Pussycat questa. Pronto? Oi. Sono Purple, senti una cosa, te puoi dare l'aumento tipo del grado o no? Sì, però ora no. Ok, no, dopo, quando sei disponibile, sì. se fammi il suo favore. Ok. Ah, bene, ciao, ciao, grazie. Ciao. Ma quello è una torre. Cerca gente in pericolo. Che cazzo di è? L'ultimo agente di pericolo l'ho mandato io per sbaglio. Quello di prima non so chi sia stato. Un altro agente in pericolo. No, ora non è per sbaglio, ne ha mandati 4. No, ragazzi, sono io un attimo che ho un attimo un problemino. Tranquilli. Sono partiti 3 agenti in pericolo. Ma sei fermo? Sì, sì. No, hanno sbagliato, ha detto. Vabbè, andiamo a controllare comunque. No, vedi che non lo sanno, sbagliando, Stai prendendo 4 ore. Ah, no, eccoli qua. Check.
Ma chi è l'agente in pericolo? Ma basta premerli, eh. Falsa segnalazione. Non l'abbiamo premuto, non l'abbiamo premuto. Sì, ora un altro è arrivato. Allora mi sa che ero in rapina. Collega, che calbo fa? Collega, col panic, col DF10, bene, panic button, eh. Walker. Sì? Dov'è che stai? Devi capire. No, sono in centrale che chiudo gli occhi. Sono un po' stanco. Ma noi abbiamo ancora il gruppo di WhatsApp, eh? Penso di sì, mia. Mamma quanto lagga, raga, mamma mia, è vero, lo sto notando veramente, anch'io. Ma mi sa che tu c'hai il numero vecchio. Cioè, no, no, ce l'ho ancora stesso numero. Sabbe? Sabbe, sì, ce l'ho. E ci siamo io due e White, no? I banner amministratore tu. Amministratore che lo siamo White, non so. Come si fa l'audio? Non lo so, quando l'ho fatto mi è apparsa la scritta tutto il giorno sugli occhi che mi ha dato un fastidio incredibile, quindi non farla. È vero che in game faccio 120 fps, ragazzi. Registrazione. Ah, ok. In game faccio 120 fps, ragazzi. Ne manda una, ma non so come si sente. Vediamo se si sente. Ah, ma c'è. Eh? Ah, si sente la mia voce. Ah no, devi accettare. Beh, è ovvio, perché. Perché sì. Sono su qua, si sente tu. Lag potentissimo. Però, ma devi. In pratica, quando tu per la prima volta fai registrare. Oh, parte dalla designazione per il follow. Fiotto, fiotto, e poi con il mouse al low sotto, in basso a destra. Col mouse. Se cioè, ho visto mi ricordo adesso anche la scorsa volta. Poi te li va a fare. Oh, comunque dovremmo usarlo WhatsApp, è figo perché possiamo mandarci i messaggi insieme. Lì è stato pure per gli audio. Ah, bene, bene, sì, lo so che si può sistemare. Cosa? Dico, dovremmo usarlo WhatsApp. Sì. Ma ci sarà meglio sicuramente qualcuno che lo usa. Il problema è che non può vedere chi cazzo scrive su WhatsApp, non salva i numeri, cioè non identifica i numeri. No? No, e infatti vieni, appari come numero tu, non appari come persona. Ma anche a me appaiono i numeri. Vabbè, magari tipo facciamo, scriviamo un messaggio e poi trattino ban, che so, così conosci. Sabbe, però comunque, sabbe, sabbe, cioè, sabbe. Secondo me è molto conveniente, tipo quando stiamo... Oddio, come si sente l'audio? Eccola, ma non sapevo che streamassi. Sì, streamo ogni tanto. Non ho un fisso. Non streamo fisso ogni giorno. Però quando riesco cerco di streamare. Bene, sabbe. Perfetto, perfetto. Ora ho sistemato gli audio. Non c'è granché da fa. Ah, ma mi spieghi che quindi che dobbiamo fare con la cosa dell'altro giorno? Quale? Quella della casa, no. Non ho già capito. Della casa. Ah, sì, ma ancora niente. Aspettiamo un po', perché io vado in ferie e torno lunedì sera, quindi penso faremo tutto mercoledì e giovedì, perché dobbiamo farlo ogni frasettimanali, perché sai, lunedì. Ma se si fa un nuovo PC, Elfo. Babbo. Quando gli va, mortacci tu un nuovo PC. Come quando gli va? Mortacci tu... Ah, oh, raga. Ho un Ryzen 9 5900X solo, dai. C'è gente in gita, andiamo a vedere. Ho un Ryzen 9 5900X e una 1050 Ti come scheda video perché costano una fracca. Oh, i banner, scendi. Sì, c'è una gente. Volevo scrivere a mezzogiorno, adesso c'è. Risponderà nel mio grado. Ah, sì, lo scrivo. Salve, buongiorno. Buongiorno. Già ci stanno in gioielleria. Figa sta signorina. Sì, è il nuovo Singita. Mi dispiace che c'hai. Ecco, avrei detto un'altra cosa. Ma minchia, eh. Vedi qua critica fanno rimascolare. Ah, c'è un bambino. Che canta. Io mangio la terra. Bella merda. Al 326, ti metto a
Capenderra. Ma oh! Capenderra, fai bene perché sono senza mani. Frate, non so sparare, frate, manco i pakistani. Quanto che cazzo siano. Però, sono tutti che le guardie, cazzo. In un certo senso prendo il pesce. Sono arrivate le guardie, sono solo tossicare. Io sono ricchi tossiconi. Io entro nella city e lanci gavettoni. Io ci sono gli agenti, non parliamo di cose strane perché questi prendono la volante e ci fanno sequestrare. Ci fanno volare. Anche perché se dici una cosa brutta in flammi prendi il volo. Fratello, a me mi chiamano Erpischiello. Non lo posso dire, non lo posso dire. Ho vinto io, sono il figlio di Zura Topper, il bambino migliore al mondo. Grazie, Spaccato, spaccato. Hai vinto la birra. Piccolo. No, no, un bambino. No, voglio la birra, io voglio la Coca-Cola. Qua, tieni, bello, vieni qua. Ugalippo. No, no, no. Ugalippo, dammi un numerino, bello. 332. Bello. Sì. Salve agenti, com'è? Tutto bene? Tutto bene? Agenti, salve. Sì. Salve, salve. Mi piacciono un sacco, guarda come sono belli. Hanno sempre una divisa molto formale, come la salve, mia. Salve, salve. Siete belli, molto eleganti. Sì, lo siamo sempre. Benvenuti. Sì, no, vai. Ma il bambino poliziotto sembra che ha 8 anni, ma di cervello c'ha tipo 27 anni. Quindi... Ah, perfetto. Sì, vabbè, è un po' un pochino. Molto maturo. Vuole fare un freestyle ai poliziotto contro questi no, criminali? No, no, guardi. Vai. Facciamo lo dico io lo freestyle. Esatto, perché ha 27 anni nel cervello. No, questa bella bene, vado. Ciao, dai, bella. Qua, ciao, Demi. Dai, 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 poliziotto, su. No, ma che, ma che, arrivederci. Ma come arrivederci? Ma che, ma che, oh, ragazzo, non scappo. Non fare niente, ma che, non posso, sono in servizio. Sverre, signor poliziotto, Lu, un regalo per te. Ma lei chi è? Lei, bambino, chi sei? Sono il figlio di Zona Toppe, Lu. Ah, perfetto. Si abbassi un attimo, venga, un po' più in privato. Venga, andiamo. Allora. Poi vieni qua, bambino. Le vuole dare un regalo intimo, molto segreto, va paura bene? Sei pronto? Chi ha previsto? Ma... Bambino? Agente Mattia, il mio papiro. Ma che te l'hai insegnata questa cosa? Il mio papiro, dolce gentile. Si vede, Izura. Sì. Perché lo conosci? Lo conosco da tanto, sì. Sì, è un bravo ragazzo. Izuna? Izuna. Sì. È suo padre, è un bravo ragazzo. LRT, grazie per il follow, benvenuto al canale. È finita subito. Vabbè, facciamo uno contro uno, signor agente. No, va bene. Sento bisogno di fare uno contro un agente. Vado da un'altra parte a farlo. Arrivederci. Mamma mia, sti agenti qua. Va bene, sempre pensare, sempre pensare. Ma potete parlare di avvocati. Anche io, arrivederci. Fanculo la galera. Fanculo la galera. Perché io sono rimandato al processo, frega niente. Sì, sì. Sempre ma fa la gente, no? No, 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 ma che ci mancherà? Ho vinto un giro, l'ho visto, poi lì l'ho visto centrale, non so. Aveva un RPG, aveva parlato dopo l'evento. Boh, mezzo ha detto che va bene la gente. Perfetto. Manca gold, credo. Vabbè, la gold poco gliene frega. Non c'è neanche da un mese, assente da un mese gold, quindi fa lo stesso per gold. Cioè. Ma perché c'è? È in ferie, ogni anno va in ferie questo periodo lui. Anche l'anno scorso quando sono entrato in polizia non c'era ed è apparso verso fine agosto, settembre. Comunque ci sono un sacco di agenti inattivi che stanno ancora nel... ci sono ancora agenti. Allora, sarà che io non ci sono mai, però non ho mai sentito tipo questo qua. Aspetta. Allora, Dylan Price è tornato ora, è appena tornato. Will Mercury. Gold dai soldi, è appena tornato anche lui. Mitolazzi è, vabbè, Mitolazzi è la mascotte, quindi rimane. Bella vita è malato. Filippo Gasolio è scomparso, infatti adesso dovremmo pensare anche di buttarlo fuori. Infatti gli ho levato la tag perché sai cos'è. Sì. Può succedere. Morta ci sono. Gli altri mi sembra strano che abbiano la matricola. Ah no, non è vero, scherzo. Come stanno molti attivi? Guarda che c'è Bradley che ogni settimana fa il check degli inattivi e
Poi ora se guardi il log attività personale lì sotto. Ma sai che non funziona benissimo quel coso? Perché mi dice, tipo, a me ieri sera diceva che ero attualmente attivo. Cioè... perché tu hai dedicato il tab del cartellino e sei timbrato. No, no, lo avevo stimbrato. Tant'è che quando sono entrato nel cartellino. E bene, c'è se c'è l'orologio vuol dire che sei timbrato. Se invece c'è il visto verde vuol dire timbrato. Che hai timbrato da poco. C'era l'orologio, ma non è che c'è 104 di bianca, Te capi? Te capi, capi. Poi vedremo se riscontrare un'altra persona questo tipo di bug. Vuole mettere un richiamo? No, non te la ridò. Ma c'è la... Ma sarà il radio? Perché non sento nessuno. No, c'è silenzio. Forte. Oh, c'è un medico. No, è finito. Vuota. Medico all'ospedale. Tu sei ancora in occhi? Sì. Il fuoco mi dispiace. Purtroppo hai whippato il personaggio con quella matricola, quindi non posso ridartela. Ma sta cosa dell'investigativa mi piace. Comunque lì mo li metto la chiave, lo staff sembra brutto. Esatto. Mettili la chiave. Sì, e poi dimmi tu quando le valera. Sì, sì. Agente Smith è più presente in servizio. Guarda, veramente, sono anche comunque il più vecchio della polizia insieme a Marol e Gold, siamo i più vecchi, Marol e Gold, gli altri sono tutti molto più nuovi. Facciamo un impiccio, ma che impiccio! Ah, modulo per i rapporti. Hai visto? Tutto fatto bene, hai visto come l'ha fatto bene l'organizzato? Va bene, è bravo. Sì, peccato che ora inizia a lavorare, quindi è poco presente. Denuncio Smith, ma che denuncia, ma che abuso di potere, se sparisci, ma la chiave sarebbe il potere dell'amministratore. La chiave, raga, la chiave è l'emblema, cioè è il potere più forte che c'è nel Discord. La chiave è forte tanto quanto l'head admin o il generale del Discord della polizia, quasi come la segretaria. Ma adesso momento ci sei? Pomeriggio? Sì, fino alle 2-3 ci sono, poi parto. L'agente Smith. Pomeriggio? Adam 2, Shotfire, Tre. Ma pomeriggio, cioè le 3 non è pomeriggio. Perché ti abiti lontano dal Po e non è pomeriggio. Lontano dal Po? comunque, no, il fatto sta che no, io dico, no, per me il pomeriggio inizia alle 2 e finisce alle 6. Non so, la te che ora inizia il pomeriggio e poi la finisce. Tanto 10:10 spostatevi in tal culo. Vabbè, io devo andare un attimo, no. Non devo prendo. Ma poi se c'è. Ma ora vai via? Sì. Ma c'è forse 10:10, aspetta. Perché forse c'è 10:10 che hanno mandato. In caso di 10:10 spostato in tac. Che succede? Dov'è c'è il rischio di 10:10? Adam 2 ha segnalato un 10-10 vicino a un ponte, non lo so. Uno shot fire. No, shot fire. Signori, Adam 2, abbiamo segnalato uno shot fire a zona ponte. Abbiamo fatto perimetro, tutto tranquillo. Ok, ho capito. Oh, questa voce mi ricorda qualcuno. No, io sono sempre il maschio, lei è la femmina come me prima. Diamola al fozzo. Ma che... Vabbè, portami la centrale qua. Questa qua. Madonna mia, che pelo agli alberi. No, andiamo qua dietro. Ma no, ma lì non ha senso, non c'è la centrale. Dai, andiamo da 2-1-7, ti porto. Non ce la faccio. Sì, madonna, sono. Dove? 20 secondi, 2-1-7. Memo. Dai, dopo. Vabbè, se ci sei dopo. Non so che la finisco, però. Non moriamo. Perfetto, ciao. Ciao. Pattuglia? Pattuglia che? Adesso sono del Lincoln, vado da solo un po' in giro, raga.
facciamo un po' un giro, dai, vorrei fare un inseguimento, dai, mamma mia, tutti così passivi oggi sono, c'è 121 player. Non fanno una mazza, oh. Oh, andiamo al 30-26, vediamo se troviamo gente. Quanti sbirri siamo? Vai alla caccia, vedi come scappano. Ah, guarda. Ma non posso andarci con questa macchina alla caccia, quindi vado al 30-26, guarda. E andiamo a vedere al 30-26 un po' se troviamo qualche farmerino, qualche tryharder che fa il campo. E logga Elfo se vuoi far pattuglia, poi vediamo se andiamo insieme, no? Gli sbiriffi. Non ci stanno, gli sbiriffi. Avete una mod grafica? Sì, già non ti rupisci, non ti regge un cazzo. Cadi nel vuoto. Metti la mod grafica, penso che cadi nel vuoto pure in autostrada. Ma ci voglio una volta. Voglio. Ma che server di merda, che. Black. Oddio il camion. Matteo Kess ha fatto il bando. Sì, e lo rifiutiamo perché è fuori bando. I bandi sono chiusi, ragazzi. Mi dispiace, Matteo Kess è uguale come tutti, quindi deve fare il bando quando è aperto, non quando è chiuso. Questa cosa che discutevamo in chat ufficiali, che anche comunque c'è, non ne frega nulla, che sia chiunque sia va rifiutato perché è fuori bando, punto. Qui Borghese 1, mi trovo attualmente al campo 30-26 a controllare se ci stanno persone che raccolgono droga. Vi aggiorno in caso di presenza di persone, poi abbiamo un attacco da 6, mi servirebbero 5 persone in caso, messaggi persone. Vi avviso. Ragazzi, silenzio, non sono neanche arrivato, cioè vi avviso in quanto si aveva bisogno di supporto. Ok, signori, segnalo presenza di persone, ho bisogno di supporto al 3026. Adam 1, Adam 2, convergete alla Borghese 1. 10-4. Sono da solo, quindi ho bisogno di 5 persone, non 4. Sì, 5 persone, Adam 1 è formato da 3, Adam 2 è formato. Perfetto, da vi attendo in TAC 1. Sì, siamo in TAC ronde. TAC ronde, sì. TAC ronde, ragazzi, 5.12. Check. Sono passato davanti indifferentemente, quindi non mi hanno notato probabilmente, quindi adesso speriamo non abbiano notato, quindi vediamo un attimo se sono scappati o meno, speriamo di no. 10-4. Tempo stimato di arrivo. Andiamo a Sandy Smith? Ragazzi, al 30-26 io sono già a Paleto, quindi correte più su il veloce possibile. Ok, arriviamo. Che potrebbero essere scappati. Ho sentito uno shot fire anche qua a Paleto. Sento sparare. Arriviamo. Prendiamo delle moto o veniamo così come siamo, Smith? Venite così come siete, raga. Tanto dovevo andare lì al campo, c'è gente, punto.
Gente del campo droga? Vediamo se. Se li becchiamo o no, se riusciamo a farci qualcosina o no, raga. Tempo di arrivo per le due pattuglie? 400 metri. Ricevuto, io. Noi siamo qua al 30-30. Ok, sono con una. Sono vestito di bianco con un giubbotto antiproiettile della polizia, quindi non mi sparate. Sono vestito elegante io. 10-4. Mi avvicino da dietro dal 30-22, mi avvicino, signori. Aspettaci, Smith, stiamo arrivando, siamo a 200 metri. Sì, ce lo so per vedere se c'è gente o meno. 10-4. Potrebbero anche essere scappati per quanto mi riguarda, perché non ho controllato bene. Ok, signori, allora andiamo qui a sinistra. 800 metri e arriva l'ecce di sfondamento. Sì. Ok, la charge è finita. Sono dietro il benzinaio io. C'era un veicolo, mi sa che è scappato, che non lo vedo più. 10-4. Era da solo, mi sa anche. È arrivato adesso un veicolo sotto il benzinaio, un veicolo con... che sta girando attorno al benzinaio. È quello con il tettuccio dietro antiproiettile. Lo fermiamo? Provate a fermarlo, vedete. Si sta avvicinando un po' troppo al campo, vedete? Va contromano, fermatelo, va contromano, giusto? Sì. Fermatelo. È andato in contromano, fermatelo, dai. Sta scappando. Ok, inseguitelo. Dai, vieni con me, cosa prendiamo? Ci sono. Ci stiamo dietro, Smith. Sì. Ah, 10-20 ragazzi, sto andando. Volete fuori strada? Non posso salire io. Nessuno c'ha fuori strada, raga, ma sei seri? Andiamo a cambiarlo noi un attimo. Veloci. È tornato in autostrada, sono tre. Sta andando verso la città. Di nuovo sulla montagna. Poison, 87, grazie per il follow. Ok, inseguitelo, vabbè, sulla ferrovia, vedete un po'. Io la seguo dalla strada. Dai, prendete sto fuori strada, veloci. No, scendono. Sparano. Arriviamo. Sono 4. Ragazzi, ci siete? Cazzo. Sì. Ma come cazzo ero riuscito a scappare? A 1,5 km siamo noi. Tenete, ragazzi, dai. Dai, raga, stanno scendendo questi. F. Non è calo, per inutile. Salite in macchina. Eccoli, guarda lì. Dove va quello? Dove va che sono qui? Vabbè. Sto chiamando supporto, ragazzi. Perché? Perché questo qua è un 10-10, non è il campo. Però è partito tutto dal campo, è partito. Vieni con me.
strada. Questo è un primo. Ma che... Comunque la polizia non si è divertita prima del manca del mancano 10 minuti del breakout nel contare con la moto fa due calci per tornare la gente si è davanti per chiedere pure la matricola, no, vabbè, raga, Oh Lecce. Oh bello. Cosa rispondo. Vai? Voi andate. Ma la Ivy no. Fa da lontano. Ma me la dovete rispondere, raga. Io sì. Se no le dice 14. Qua dietro, qua dietro. Due davanti. Due davanti, Lecce. Salite, andiamo, dietro. Non possiamo salire. Uno ci push. Tango. Bravo. C'è un giro. Ragazzi, la polizia richiede serietà. Non me ne frega se fai discutere per il blackout o meno. Aspetta. Tenete duro, rinforzi in arrivo, siamo a 6 km di distanza. Non posso portare, campo. È morto Lecce. Veloce. Quindi convertiamo oppure no? 10 qua. Finita. 1, 2, 3, 4, 5 per terra, perfetto. Finita? Penso di sì. Yeah, Dani, mancano 10 minuti, credo che si trovi al breakout. Prima c'è la zonata per un calcio, la matricola chiedono, raga. Ora io ho specificato che chiediamo serietà, quindi... Quindi, dai. Vabbè raga, adesso se ne vanno via. Boh raga, adesso c'è il Black Day, c'è il riavvio, cioè... Quindi... Sta riavvio. Non è che se la portano via la polizia. Adesso mi alzo. Mia anima. Mi alzo e poi porto via la polizia, raga. Criterazione, ho beccato. Vabbè, mi rianimo. No, non lo so. Adesso vabbè, aspettiamo. Chiamare i medici a quest'ora è troppo tardi, cioè. Poi ci stanno due medici alle 56, il break di avvio ci fa tra due minuti. Vabbè, io mi rianimo giusto perché così mi riporto lì alla centrale, tanto... Raga, mi tipo lì alla centrale che ci riavvio tra poco, quindi... Ce la farò mai. C'è blackout ora, quindi niente, raga.
Io qui sono qui la live, tanto quanto le devo facere il riavvio, quindi non ce la faccio neanche ad arrivare in centrale. Ragazzi, vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di lasciare un follow. Vi ringrazio tantissimo Pandino, Furshadow, Dado per bit e sub. Vi ringrazio ancora tanto. Vi ricordo di fare punto esclamativo buongiorno Alcazan, punto esclamativo comandi per tutti i comandi, punto esclamativo YT per vedere iscrivervi al canale YouTube, punto esclamativo Discord per entrare nel mio server Discord. Vi ringrazio ancora tutti per essere stati qui con me. Ora vi lascio da... Vediamo su dove vi posso lasciarvi. Yeah, non conosco nessuno che posso lasciarvi io. Oh, Pepiston44, grazie mille per il follow. Benvenuto nel canale, ragazzi, caro. E adesso da chi vi lascio? Nessuno, non c'è nessuno che conosco che posso lasciarvi, ragazzi. Ecco il riavvio, dottor Jamaica. Grazie mille per il follow, benvenuto nel canale. Vediamo un po', da chi vi lascio, ragazzi, da chi vi lascio? C'è nessuno che conosco. Posso lasciare da... Nessuno che conosco io. Uè, grazie per il follow, Alebo. Benvenuto nel canale. Dai Zura? Non saprei, perché io tendo a lasciarvi sempre, ragazzi, ai poliziotti. Voglio lasciarvi a chi fa polizia, così da poter portare avanti, diciamo, un po'... Che fa vedere, portare avanti un po' le repi della polizia. Fa vedere un po' le repi della polizia. Vediamo se c'è qualche poliziotto che fa live che non ce l'ha detto. Ci sta Dado, ragazzi. Ci sta Dado che fa polizia, fa live ora. Vediamo un po'. Mi lascio da Dado, così fate un po' di... Cioè, un po' di... Portiamo avanti un po' la polizia. Ci sta? Mi lascio un po' da Dado, dai. O mi lascio dalle come le FBI. No, vi lascio da Dado, così adesso... Lascio da Dado, sì dai, lascio da Dado che porta avanti la polizia. Poi ragazzi, purtroppo lascia chiudere la live pure lui, perché anch'io vedo che ha back soon, quindi ho paura che chiude la live, non so. Ma no, è quinta cronda era, quindi penso ci sia. Allora, vi lascio da Dado. Vi ringrazio tanto per essere con me, ci vediamo alla prossima live. Ciao!